La messa vespertina del 25 dicembre 2007 è stata celebrata da Monsignor Antonio Santucci, vescovo emerito di Trivento. Trasferitosi a San Giovanni Rotondo per mettersi a disposizione dei fedeli nel Ministero della Riconciliazione, ha detto che per guardare al volto di Gesù nella mangiatoia bisogna avere gli occhi dei bambini e l'atteggiamento di santi, come San Francesco e Padre Pio. Francesco, che ha voluto che questo mistero fosse rappresentato visibilmente a Greccio, quando, cantando il Vangelo che abbiamo ascoltato, si leccava le labbra, dice il biografo, perché il nome di Gesù era per lui più dolce del miele. Dovremmo avere anche un po' quel cuore serafico di Padre Pio, che proprio per essere figlio così simile a suo padre spirituale Francesco, ha avuto la gioia di poter stringere fra le braccia Gesù bambino. Nella nostra miseria, nella nostra povertà, tuttavia cerchiamo di sostare un momento meditando questo grande mistero. Mistero che l'Apostolo Giovanni, illuminato dallo Spirito Santo, col suo sguardo luminoso, limpido, penetrante, viene rappresentato come l'aquila, l'aquila che può guardare al sole, il sole è Gesù Cristo. E vede in questo bimbo, vede il Verbo eterno. Vede il Figlio di Dio, che è presso Dio, che ha creato tutto, che però si è fatto carne e viene ad abitare in mezzo a noi. E allora, fratelli e sorelle, portiamoci un po' anche noi alla grotta di Betele. Certamente in questa grotta noi rimaniamo pieni di stupore, di meraviglia. Come mai questo Dio così grande, così alto, così immenso, così splendente? Ma cosa c'è nella grotta, fratelli e sorelle? C'è una mamma, c'è un papà, c'è Maria, c'è Giuseppe e c'è un bimbo che vagisce sulla mangiatoia, sulla paglia. E dove sta questo luogo? È una grotta naturale, dove c'è anche, sì, fratelli e sorelle, c'è il puzzo dell'etame, perché era un luogo dove i pastori ricoveravano i loro greggi. E allora il Figlio di Dio, l'Altissimo, il Creatore del mondo, nasce in questo luogo. E non nasce per caso, l'ha scelto Lui. Beh, fratelli e sorelle, qui c'è un grande mistero. C'è la rivelazione dell'amore di Dio. Ecco, Dio non l'ha visto nessuno, ce l'ha detto il Vangelo di Giovanni, solo il Figlio ce lo rivela, che il Figlio viene dal seno del Padre. E cosa ci rivela in questa grotta? Ci rivela che Dio è pienezza di amore. E l'amore non ha bisogno di orpelli, perché gli orpelli deturpano il cuore, portano il cuore lontano dalla verità. Le ricchezze, i gioielli, lo splendore mondano ci chiude nell'orgoglio, nell'egoismo. E Dio invece è amore, totalmente amore. E quindi si manifesta nella più grande semplicità. Però, proprio da questa semplicità, che grandezza, che luminosità di grazia. La Vergine Immacolata, Giuseppe l'uomo giusto, fratelli e sorelle, per contemplare questo noi dovremmo avere lo sguardo dei bimbi, uno sguardo limpido, certo con la mente dell'adulto, ma con lo sguardo dei bimbi. Lo sguardo dei bimbi, di quelli piccoli, è luminoso, è trasparente, è pieno di serenità, di pace, di certezza, di... C'è tutto nello sguardo dei bimbi. Noi
veramente è il riflesso dello sguardo di Dio, fratelli e sorelle. Ecco, il Signore ci vuol far capire proprio questo, che l'essenza della nostra vita è credere all'amore di Dio e spogliarci del nostro egoismo, spogliarci del nostro orgoglio, del nostro perbenismo, del nostro fariseismo, ma ridiventare semplici come i bambini. Se non diventate come i bambini, non potete entrare nel regno dei cieli, dove c'è l'orgoglio, dove c'è la superbia, dove c'è l'egoismo. Il cuore è chiuso, l'amore di Dio non può penetrare, fratelli e sorelle. E i pastori ammirano, e rimangono anche loro stupiti di questo amore che si manifesta così. È un bimbo che loro possono guardare, possono abbracciare. Se fosse nato in una reggia, loro non potevano entrare, i loro abiti mandavano cattivo odore, i loro piedi erano sporchi, ma lì possono entrare, è una grotta, è la loro grotta, la grotta dei pastori. Ecco, vedete, fratelli e sorelle, questa umiltà di Dio che si fa vicina alla nostra povertà, alla nostra miseria, per farci figli di Dio. Ecco, questa luce immensa che è il Natale, questo sole luminoso, che però, se non abbiamo un cuore puro, non abbiamo un cuore semplice, ci acceca e rimaniamo nelle nostre tenebre. Fratelli e sorelle, chiediamo l'umiltà, chiediamo la semplicità, chiediamo la trasparenza del cuore, perché la luce di Dio possa entrare, possiamo accogliere questa luce di Dio e trasformare i nostri cuori, trasformare la nostra vita, togliere la cattiveria, togliere la rivalsa, togliere quella sete di potere, di dominare sugli altri. Imitiamo Gesù, facciamoci piccoli, facciamoci umili per donare l'amore, per dare l'amore, per portare la pace, fratelli e sorelle. E i pastori tornano al loro gregge, tornano al loro lavoro, ma raccontano la gioia che hanno visto, che il Salvatore è venuto per tutti, a cominciare dagli umili, dai poveri, dai semplici, e quindi manifestano questa loro gioia, evangelizzano tutte le persone che incontrano. Ebbene, fratelli e sorelle, anche noi che stiamo contemplando questo grande mistero, torniamo poi alle nostre case, torniamo al nostro lavoro, ma portiamo questa luce, portiamo questa gioia, che è nella semplicità, che è nella purezza, che è nel dare la vita, nel fare del bene agli altri, e non nello sfruttare gli altri, non nell'opprimere i poveri, ma nel dare anche noi, nella nostra piccolezza, la nostra vita, per sollevare i poveri, per aiutare i sofferenti, fratelli e sorelle. Questo è il messaggio del Natale. E facciamo come Maria. Anche Maria c'è lì. E Maria contempla tutto e medita tutto ciò che avviene, e il suo cuore diventa sempre più luminoso, sempre più splendente, per diventare madre di tutti noi, lei che è la madre di Gesù, e per donare anche a noi un po' del suo amore, un po' della sua purezza, un po' della sua immacolatezza. E guardiamo anche Giuseppe, l'uomo giusto, l'uomo che vive nel silenzio, ma nel silenzio che adora la volontà di Dio, che è tutto dedito a capire la volontà di Dio, per compiere la volontà di Dio anche nei momenti duri, nei momenti difficili, perché Dio non è venuto per darci una polizza di assicurazione, ma è venuto per darci una gioia, una forza per affrontare i problemi della vita e per vivere alla luce del Vangelo, e per portare noi con la nostra testimonianza un po' di questa luce, un po' di questo amore, fratelli e sorelle. Però dobbiamo essere come umili e semplici come i pastori, dobbiamo avere un cuore pieno di raccoglimento e tutto aperto alla parola di Dio come Maria, dobbiamo essere disponibili come Giuseppe. E allora anche le nostre famiglie supereranno le difficoltà. Oh, la famiglia che oggi è così, così violentata,
Grazie a Dio ci stanno tante famiglie dove c'è l'amore, dove c'è il perdono, dove c'è la fiducia, dove c'è la capacità di ricominciare sempre da capo. Però ci stanno anche famiglie sfasciate, famiglie rotte, deturpate dall'impurità, dall'odio, dal tradimento e anche dalle leggi che noi uomini vogliamo fare contro Dio, contro la volontà di Dio. Ed è per questo che stiamo costruendo un mondo dove non ci si capisce più nulla, fratelli e sorelle. Se vogliamo contribuire a costruire un mondo buono, un mondo migliore, un mondo in cui ci sia la pace, dobbiamo guardare a Gesù, dobbiamo guardare a questa grotta, dobbiamo guardare a Maria, dobbiamo guardare a Giuseppe, a questi umili pastori ed essere anche noi portatori di un raggio di luce, un raggio di pace, un raggio di perdono. Sia lodato Gesù Cristo.